18.000 spettatori all'Armando Picchi di Livorno, il pubblico delle grandi occasioni per questa gara di ritorno di playoff tra Livorno e Alzano. Si parte dallo 0-0 dell'andata, a Livorno è sufficiente un pareggio, ma sicuramente la squadra di Stringara giocherà per vincere. L'Alzano, tra l'altro, è una squadra ben quadrata, pericolosissima. Le fasi prima della partita, Livorno inizia forte, sospinto da Scalzo. Entriamo in cronaca al 7° minuto, angolo del Livorno, Vincioni sale alto di testa, sfiora il gol. Insiste il Livorno con Scalzo che serve molto bene Bonaldi in aria, vedete l'azione di Cristian Scalzo, il tocco dentro, Bonaldi solo davanti a Simoni, la conclusione, bravo il portiere dell'Alzano, la difesa libera. 17esimo, si fa vedere l'Alzano, calcio di punizione di Obedio alto sulla traversa, c'è stata anche una deviazione della barriera. Siamo alla mezz'ora, calcio di punizione per il Livorno, batte Nardini, la conclusione molto forte, inganna Simoni, è il gol del vantaggio del Livorno. Per Nardini c'è l'abbraccio dei propri compagni, lo stadio Armando Picchi di Livorno è una bolgia, Livorno 1, Alzano 0. C'è però l'immediata reazione dell'Alzano, siamo al 34esimo, c'è il pareggio, il pallone viene rinviato fuori dall'area, Obedio lo raccoglie, si sistema la palla e poi c'è la deviazione di Geraldi, autorete, 1-1, l'Alzano ancora pericoloso per Boccafogli, un brivido. Passiamo al 42esimo, Alzano ancora con Ferrari di testa che tocca appena e mette paura un po' a tutti. La ripresa è proprio l'Alzano a sorpresa a passare in vantaggio, tutto accade al 4° minuto, l'azione sembra viziata da un fallo su De Vincenzo, però va via la squadra dell'Alzano con Obedio, Obedio si libera di due avversari, va alla conclusione lo stesso De Vincenzo che devia ancora alle spalle di Boccafogli ed è il vantaggio per l'Alzano che a questo punto è qualificato per la finalissima contro la Cremonese. Il Livorno cerca di reagire, c'è Bonaldi che conquista palla centrocampo, va sul fondo, la sua conclusione di destro ma è solo angolo. Ancora l'Alzano pericoloso, bel lancio, Memmo, la conclusione, Boccafogli, distinto, para, bravissimo il numero uno del Livorno. Ancora l'Alzano insiste, allarga per Obedio e la conclusione, Boccafogli è molto attento. Poi c'è il calcio di punizione, Geraldi di testa, rete, il Livorno riesce a pareggiare. La finale è di nuovo vicina e vedete la grande esultanza in campo e sugli spalti, è festa grande allo stadio Ardenzino, all'Armando Picchi di Livorno. Qualche minuto dopo l'Alzano rimane in 10 per l'espulsione di Gallicchio, appena entrato reo di aver colpito con una gomitata Ogliari, quindi per l'Alzano le cose si complicano. Arriviamo così al 40esimo, il Livorno chiude l'incontro, Scicchilone entra in aria, viene atterrato in maniera evidente per l'arbitro Cossero di Udine, non ci sono dubbi, è calcio di rigore, lo specialista Vincioni va a concludere in gol, per lui è il 13esimo centro stagionale, il Livorno va a vincere 3-2 con merito, indubbiamente una partita sofferta, una partita giocata alla grande sia da Livorno che dall'Alzano e qua c'è il fischio finale con l'invasione dei sostenitori Amaranto, grande festa in mezzo al campo e grande festa anche per Paolo Stringara, l'allenatore di questo Livorno che al fischio finale è stato portato in trionfo dai sostenitori che pensano già alla finale contro la Cremonese, una finale da vivere intensamente, una finale che vuol dire Serie B.